Carben Consoli Franco Battiato. Girando per Roma nei giorni scorsi ho visto che la città è completamente tappezzata da manifesti di Bersani, nella campagna per la segreteria del PD, con una frase presa in prestito da Vasco Rossi, un senso a questa storia. Allora, la domanda che vi pongo è: la politica ha finito le parole? Il problema è che la politica ne ha fin troppe di parole e pochi fatti. Qui potremmo chiudere, sinceramente, è vero. Ma perché prenderle dalla musica e, non, e poi da Vasco Rossi? Uno ha l'idea che la politica debba in qualche modo almeno darsi un tono di qualcosa di più alto. Stai parlando di due cantanti, con due cantanti, di un cantante, e noi abbiamo, come si dice, la corporation, no? Sì, infatti. Quindi preferirei cambiare argomento, perché se dovremmo criticare Vasco Rossi, e questo non ci va, No, ma no, non sinceramente. No, Vasco dico, Rossi. trovare la musica leggera al di sotto della politica già è una cosa assurda, no? Sai cosa potremmo fare? Sì? Indurre Bersani a scrivere una canzone. Così vedere, no, com'è il parallelismo, no? La politica cantata, scritta da un politico. Così facciamo uno La scambio. politica non ha pensiero, facci caso, storicamente è così. I politici dovrebbero essere come gli amministratori dei condomini, solo che si sono appropriati del condominio e hanno buttato fuori i padroni di casa. Questo è il gioco che hanno fatto. Però mi interessa non tanto il fatto che l'abbia preso dalla musica o l'abbia preso da altro, è il fatto che non abbia più le sue parole per raccontare qualcosa o per parlare alle persone. Questo mi interessa, cioè mi interessa che si sia appropriata di qualcosa che non appartiene al suo ambito, ma che appunto non gli appartiene, ma comunica con qualcosa che non è suo. Ecco, il tema è questo. Per quando mai hanno comunicato con qualcosa di proprio? Nel senso, oggi è veramente l'epoca dello slogan, della frase usa e getta, della frase ad effetto, no? È quasi più importante l'effetto che poi in effetti il contenuto. E si prende in prestito qualsiasi cosa, cioè Quello che fa quello che fa comodo. comodo, ma anche noi prendiamo in prestito delle cose. Cioè io personalmente non credo di avere tutta questa personalità, ultimamente mi sono proprio svuotata di me stessa totalmente. Siamo in una società orwelliana, in cui, no, 1984, in cui è anche crimine pensare, tra virgolette, noi siamo svuotati le nostre coscienze, siamo così fuori luogo se sviluppiamo un certo senso critico. Anzi, meglio non pensare, meglio parlare per cliché, per frasi prefabbricate. E più sono state orecchiate, quindi genetiche, più è vincente la strategia. È tutto marketing, no? Cioè, anche cioè ci sta. No, Quindi io penso. il marketing si sta sostituendo, è diventato il comune denominatore di qualsiasi forma di comunicazione. Per esempio, la politica è un esempio, ma nel tema della musica, per esempio, ecco, parlavamo prima ad esempio, di Giusy Ferreri. Ecco, la domanda è diventato un linguaggio universale questo, quello del Oggi Franco, da marketing? pozzo di verità, Mister Sidi hanno questa discussione, sta diventando antipatica. In questi casi cosa si fa? Cioè noi siamo artisti, Sì, ok? giusto. Artisti. E allora dobbiamo parlare di altri artisti e dobbiamo parlare di marketing, ma no, c'è chi ne interessa. No, di marketing avete parlato voi, non ho parlato di Scherzo, scherzo. marketing. Scherzo, No, però, facevamo? te l'ho detto che con Carmine siamo Raga, 2000 vaganti. No, però in realtà, discutevamo però. se proprio vogliamo rispondere però in una maniera apparentemente indiretta, è che tutte le epoche, purtroppo devo dire, sono state uguali. Cioè, se andiamo a guardare la storia con una certa competenza, naturalmente, vediamo che ogni secolo è stato caratterizzato dalle stesse meccaniche, cioè identiche.
In un secolo trovi primitivi e gente sviluppatissima. Non si può dire il Medioevo, questi sono luoghi comuni, chi non ha mai studiato, non ha mai aperto un libro, no? Allora, cosa succede a questo punto? Che cosa bisogna guardare? Come diceva Schopenhauer, dobbiamo guardare le vette di un artista. Quello è quello che conta. E il resto lasciarlo stare, non, come se non ci appartenesse. Oggi stiamo vivendo una specie di mutazione genetica. Questa è la cosa più preoccupante dell'individuo, cioè non c'è più quasi l'essere umano, sta per sparire, no? Allora, tu parlavi di musica, e c'è una grande differenza tra la musica che hanno espresso certi secoli e il nostro, una grande differenza. Dico, per citarne uno fra i tanti, no? Guillaume Dufay è stato un compositore immenso. Siamo nel 400. Lui, quando aveva 12 anni, era un fiammingo. Rumori, va bene. Dico che quando aveva 12 anni ha visto il suo grande talento, le autorità della cattedrale gli regalarono. Che succede? No? Sì. Ciao. Gli regalarono a questo bambino cose eccezionali. Fu un evento, all'epoca fu un evento. Gli regalarono il libro Doctrinale Puerorum, va bene? Era un libro di grammatica versificata. Ora tu immaginati questo. Questo libro era stato scritto da uno che viveva in Normandia, era un francescano, un monaco, l'aveva scritto in latino circa 2 secoli prima. È come se tu oggi a Maroni regalassi Platone in lingua originale, dico greco, capito? È inconcepibile che a quell'epoca, considerata anche un'epoca, come dire, rispetto alla nostra, di basso livello, si andasse invisibile per un bambino e gli si regalava una grammatica. Queste cose oggi non succedono, non possono succedere, perché gli ignoranti sono totali. Vedi, è arrivato anche il sole. Carmen, ti prego, help me. Io credo proprio questo. Prima, scherzando, perché noi abbiamo questo senso dell'umorismo, cioè diciamo il contrario di quello che pensiamo, sto marketing che mi interessa nuoci, in realtà è questa la verità. Cioè il marketing è un modo, no, che fa parte della comunicazione, ormai siamo entrati in questi meccanismi di comunicazione e più il messaggio è slogan, come dicono, e più è diretto e più aiuta il prodotto a diffondere, insomma ci sono più come dire, più prodotti che consumatori e si pensa solo a consumare delle cose. L'esempio che ha fatto Franco è bellissimo. Io penso a dei bambini che sono venuti di recente a trovarmi, proprio esempio stupido, stupido, stupido. E alla fine hanno trovato più divertente sparare a dei bicchierini numerati dentro il camino con delle pistoline che giocare, per esempio, al giochino elettronico. E un bambino, in maniera anche semplice, mi ha detto: in effetti, ve lo dico in parole mie, adesso non mi ricordo le parole precise, in effetti c'è stata una grande evoluzione tecnologica, ma umana no. Cos'era l'umanità di quel gioco? Fabbricare noi quei bicchierini, scrivere i numeri, aver fatto noi una cosa con le nostre mani, averla creata. E alla fine è il gioco che hanno preferito fare. E avevamo qualsiasi cosa, ti giuro. Io, insomma, aspettando questi bimbi, avevo comprato PlayStation, non si può dire. Insomma, giochini elettronici vari. Il disinteresse totale rispetto a tutto ciò che potevamo creare noi con le nostre mani, e quello era il valore, cioè questa creazione di questo valore semplice, però avevamo fatto qualcosa insieme che aveva richiesto tempo, andando proprio al bambino invece che riceve la grammatica. Oggi un bambino cosa deve ricevere per essere felice? Deve ricevere i mezzi per potersi creare il gioco, il divertimento, l'amore, la passione, o deve ricevere tutto in un pacchetto, usa e getta? E questo è quello che io penso, cioè il fatto che la bellezza delle cose ami nascondersi, a volte bisogna impiegare più tempo per godere delle cose, per trovare la bellezza, la verità, la gioia delle cose. Oggi non c'è tempo, per questo i politici rubano le parole ai cantanti, ma sono parole di cantanti famosi, sono parole già famose, quindi non sprecano neanche più fiato, non sprecano più neanche il tempo per andare a dire ciò che, in cui credono. Perché io, per esempio, penso alla politica, penso
alcuni personaggi che hanno lottato molto, però con passione sono andati a parlare delle proprie convinzioni, delle proprie idee, di ciò che volevano cambiare. Ora mi viene in mente Peppino Impastato solo per una cosa, che se ne andò dicendo: alla fine la cultura ci salverà dalla mafia. Ma non a caso disse tutto questo, perché un bambino, una persona che ha come priorità la cultura, cioè tutta una serie di cose per le quali devi faticare, ok? Però una volta che hai raggiunto la consapevolezza, la conoscenza, hai una felicità indistruttibile. Tutto questo salverà, per esempio, la nostra terra dalla mafia, perché chi ha la priorità della cultura e quindi della bellezza anche di un tramonto, della bellezza di dell'odore della pioggia che casca sulla terra bagnata, cose stupide che oggi si trascurano, eppure riuscire a stare in contemplazione proprio della nostra umanità. Noi siamo fatti anche per stare con gli alberi, con tantissime cose, non c'è più tempo. Oggi Roma-Catania si fa in un'ora. Ridatemi il tempo che ci vuole per fare questo percorso, perché ho bisogno di questo. Mi state rubando tempo, Carlo, in un certo senso. Lei ha usato la parola cultura, che io non avevo ancora usato, però le chiedo, vi chiedo, la cultura è stata legata da sempre nella nostra tradizione al tema dello studio, della fatica, certo, dell'apprendimento, di un percorso personale di lavoro su se stessi. È la stessa cosa adesso, cioè questa parola ha nella percezione che ne avete nel vostro lavoro, ma in genere nella percezione che ne avete nella società, lo stesso significato? Ti faccio un esempio di mio papà. Mio papà mi insegnò questa cosa. Io so di non sapere, sono molto ignorante, ammetto. E mio padre mi disse una volta una cosa: non è che la persona colta è la persona che sa tutte cose, che cosa dobbiamo essere? Gli extraterrestri avevano tutto lo scibile dentro di noi. Però la persona colta è la persona che riesce, leggendo una paginetta di qualsiasi cosa, a elaborare un pensiero proprio e acquisire quel tipo di informazione. Oggi rischiamo di acquisire informazioni, ma non essere in grado di elaborare ciò che impariamo a scuola. Per esempio la storia è frammentata nei programmi ministeriali, io vedo. Non c'è l'elaborazione, per esempio, dell'umanità dei personaggi storici. Quindi cos'è cultura? Per esempio, secondo il mio papà, la cultura era non tanto il sapere delle cose, le date o sapere dei fatti, no? Ma il poter essere in grado da soli, avendo una fonte, di elaborare un pensiero in merito e di capire ciò che stiamo leggendo e di poter apprendere, cioè quindi avere il mezzo per... non essere dei contenitori che contengono delle cose frammentarie suggerite. Franco, sei d'accordo sul fatto che, come diceva Carmen, che la cultura può essere slegata dal sapere? Sì, sì, assolutamente. È l'intelligenza che conta soprattutto. E l'intelligenza è una materia che si sviluppa. L'intelligenza è acquisizione. Quando si ha un'intelligenza parziale si è monchi, per cui tu puoi essere bravissimo nella matematica ed essere un incapace in altre cose, e questo non va bene, il settore non va mai bene. Oggi la fisica, per esempio, sta prendendo possesso di quello che una volta sembrava impossibile per la disciplina, cioè dell'intuizione, la possibilità di nuove teorie che stanno affrontando argomenti che erano solo appartenuti ai mistici. E questa è una nuova svolta per la scienza. Ti chiederei di approfondire ancora un attimo questo aspetto, cioè questa differenza tra la cultura e la competenza settoriale, la cultura e la parcellizzazione del sapere. Una volta chi era colto era in qualche modo legato a una visione generale molto diverso dalla competenza. Adesso invece mi pare che ci siano molti competenti e pochi uomini colti. Sì, questo è vero, ma risponderti è molto difficile. Ti posso solo dire una cosa, che ho un'età adesso per poter dire che ho vissuto a lungo e che ne ho viste di tutti i colori, e che mi sono sempre difeso attraverso la percezione visiva. Cioè quando leggo uno scrittore che mi piace, per esempio, la prima cosa che faccio è andare a vedere che faccia aveva e cercare più fotografie possibile per completare il quadro, assolutamente arbitrario e deduttivo,
Però ti devo dire che negli ultimi 20-30 anni credo che di non avere mai sbagliato un'analisi rispetto a poi a cose storiche che ho scoperto del personaggio. E quando mi dicevano questo scrittore è formidabile, così, a me non piaceva, non mi piaceva fisicamente, non mi piaceva neanche quello che scriveva, capito? Ed è terribile da un certo punto di vista non accettare qualcun altro, però è così. Non so se mi sono spiegato. Perfettamente. Carmen, nel tuo lavoro, nella tua attività musicale o artistica, che rapporto c'è tra lo studio che fai e la passione? La passione che io vivo, perché io vivo una passione vera e propria per ciò che faccio, mi spinge a studiare e non mi accorgo del tempo che passa quando io studio la musica, studio le parole che devo mettere nelle canzoni, studio le composizioni. C'è Andy Warhol che diceva: ogni giorno devi scrivere almeno una canzone, almeno due righe. Ma anche Beethoven, mi sa, che diceva, sosteneva questa cosa. Abbastanza. Ogni giorno uno con disciplina, perché sono molto legati questi concetti, la disciplina dello studio, della passione. Però se manca la passione, manca la spinta. Diventa tutto molto pesante. Secondo me la passione è la chiave di tutto. Prima bisogna domandarsi, entrare proprio in confidenza, in contatto con l'entità proprio di se stessi, la vera entità, ciò che sei, ciò che vuoi. Se questa è la mia strada e ho la passione, io non sentirò fatica, come diceva Franco prima. Io credo molto, per esempio, nella disciplina, non per essere Raus, per carità, però credo molto nella disciplina. È quel lavoro che tu fai per ottenere, per migliorare. D'altronde, scusa, metafora molto stupidina, d'altronde sei un bellissimo campo da coltivare e so teoricamente che mettendo dei semini e facendo delle cose potrò avere del frumento e del grano, ma se non lo faccio, cioè, quindi c'è l'azione è quella piccola fatica tra virgolette, cioè quel movimento, l'azione che io faccio per migliorarmi, e più cose acquisisco più sono felice. Quindi è uno studio che è spinto dalla passione, non dalla vanità di voler sapere, se no saremmo dei computer. Che differenza ci sarebbe tra i computer che contengono dei dati e noi li elaboriamo col cuore, con la passione. Anche io sono d'accordo con lui, certe volte per me ho un fortissimo senso estetico, ma no, non del bello, per me il bello, ma delle cose che devono coincidere, perché i tratti del viso di una persona denotano la tendenza di questa persona. Se una persona contratta dentro, vedremo delle rughe in una certa maniera, vedremo lo sguardo, vedremo delle rughe d'espressione. Io per esempio sono una che sta sempre così, sorride, io sorrido molto, infatti ho queste rughe d'espressione. Quindi io pure sto molto attenta alla fisionomia, e anche degli scrittori. Mi devono essere simpatici, i cantanti mi devono essere simpatici, io devo vedere degli occhi che mi attirano. Non è una cosa super, non è una cosa solo estetica, secondo me. È lo specchio, è il magazzino, cioè è la vetrina, ma dalla vetrina capisci cosa c'è in magazzino. Avete usato queste tre parole: disciplina, studio e passione. E scusate se torno alla politica, però mi sembra che sia l'ambito dove queste tre parole non esistono proprio. Beh, ti credo. Sì. Beh, ma dico, tutto il mondo sta parlando dell'Italia orripilata e tu ci fai questa domanda. Che dobbiamo fare? È così, è una disgrazia, succede. Ma tutto questo, Franco, io sostanzialmente trovo che manchi una sola cosa, siamo a tutto questo, fondamentale, l'etica. Non c'è più. No. Cioè? Cioè io credo che ci debba essere l'etica in tutto ciò che noi facciamo. La mia politica è quella della musica, quindi io mi occupo di questo campo. L'etica è il fare qualcosa che realmente corrisponde alla mia urgenza. Il dare qualcosa, il creare, produrre qualcosa che realmente ha senso, non solo perché sogno Carmen Consoli, allora faccia cosa, so che vendo, cioè, che senso ha? Cioè, mi spiego. Esiste un'etica nel mondo culturale? Nel mondo politico, in tutto, cioè io agisco secondo etica, c'è un'etica nelle cose, no? Se si seguisse l'etica, semplice,
non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso, un'etica più vecchia do cucù, come si suol dire a Catania. Traduci per favore. Più vecchia del cucù. È più vecchia, cioè. Veramente. Veramente, cioè, non facciamo queste azioni non etiche. Non facciamo, costruiamo per il paese. Cosa sto facendo io? Sto facendo il bene del paese, sto mettendo i miei cittadini nelle condizioni di poter scegliere una democrazia, nelle condizioni di poter, no, avere, no, demos, crazia, potere nelle mani del popolo. Ma io posso capire tutto e c'è questa finta libertà di cui io un pelino soffro, però parlo sempre da ignorante, ma mi rendo conto di questo, cioè democrazia, potere nelle mani del popolo. Questo popolo è libero apparentemente, ma non gli è stata data il mezzo per poter scegliere, perché viviamo un avvilimento culturale abbastanza sconcertante, per cui il vuoto dei contenuti in tutto, pensaci, nella musica, nel cinema, noi abbiamo creato il più grande cinema al mondo. Oggi cosa andiamo a vedere noi italiani al cinema? Prodotto in Italia, pensiamoci bene, pensiamo alle sale cinematografiche per esempio francesi e pensiamo noi perché affolliamo i cinema? Per vedere cosa? Ora non voglio creare, però una volta i miei genitori andavano a vedere Ladri di biciclette, andavano a vedere un certo tipo di film che oggi verrebbero considerati difficili, una volta si ascoltava un tipo di musica che oggi verrebbe considerata difficile. Perché vedo un avvilimento, proprio una semplificazione di tutto, come i ritmi tribali, no? E più è facile, più arriva tutto. Quindi la cultura, i libri, la musica, persino l'amore. Orwell. Addirittura nel libro di Orwell, ciò che mi ha più colpito, il 1984, che c'è questo vocabolario che si chiama Newspeak, il nuovo linguaggio, che ogni anno viene ristretto perché l'utilizzo di una frase più complicata rispetto a un'altra potrebbe indurre gli esseri umani, i cittadini, a pensare. Questa elaborazione del pensiero, anche spinto dall'amore, spinto da cose belle come l'arte, è una minaccia per l'establishment. Su questo ho qualcosa da dire. Se oggi fossero nati in quest'epoca, è questo che va analizzato, come mai dopo milioni di anni ancora ci siano persone così stupide, ignoranti e soprattutto delinquenti? Tutte le cose stanno insieme. Allora dico, se oggi in questo periodo storico fossero nati tutti i registi inini, parlando di cinema, va bene? Si sarebbero affermati allo stesso modo, cioè mancano i grandi talenti che determinano e non sono determinati. Quindi tutti questi mediocri che ci sono in giro sono delle nullità assolute, false copie di modelli da importazione, diciamo così, e poi non ne sono neanche tanto sicuro se facendo programmi culturali così si. Perché, ripeto, ho conosciuto delle persone che non hanno mai letto un libro nella loro vita con una moralità e una centralità, una severità di esseri umani, che uno si scappella, cosa me ne frega se non ha letto Thomas Mann a quel punto lì, perché da un certo punto di vista mi sento anti-wagneriano, cioè sono un tipo che per un gesto di dignità umana sarebbe capace di buttare tutta la sua produzione nella spazzatura, capito? Perché per me prima dell'arte viene l'essere. Quella è una conseguenza ed è un'espressione della tua qualità di individuo. Quindi non lo so, bisogna accettare l'idea che in questo momento questo pianeta è governato da forze invisibili, inutile far finta che non esista questo aspetto. È più l'invisibile che il visibile, è molto di più. Allora, è così, hanno mandato allo sbaraglio quattro scalzacani che non hanno nessuna dignità di essere, capito? Quindi è chiaro che questi usano i nostri soldi, cioè dico quelli che paghiamo le tasse, perché noi paghiamo le tasse, va bene? Li usano alla loro maniera. Fanno feste, si divertono, mettono la cocaina all'interno di banconote da 500 euro, oltretutto anche questo sfregio bisogna accettare. E quegli altri che li seguono sono simili a loro, quelli che li votano sono simili a loro. Metterei da parte
tutti quei poveracci che sono stipendiati da questi delinquenti e tutto sommato hanno la priorità della famiglia, quindi votano perché hanno lo stipendio. Esatto. Quelli sono da non considerare, cioè hanno la mia approvazione, insomma, per farla breve. Bara, mi piaciste stasera. Mi sono sforzata assai per sembrare intellettuale, chissà se sto sforzando. Faccio solo un'ultima domanda, perché noi stiamo facendo questa indagine in giro per l'Italia su questo tema, che appunto la cultura, e ne usciremo sicuramente molto confusi, magari, però... Beh, meno male, magari, scusi, sarebbe ridicolo, una formuletta troviamo, come dire... Però il punto di partenza era proprio questa sorta di avvilimento culturale, altrimenti non si farebbe un'indagine sulla cultura, se non si avesse questa sensazione di avvilimento culturale. Vi chiedo, non una soluzione, però... Da questa sorta di avvilimento culturale si può uscire in qualche modo o si aspettano congiunture astrali differenti? Se si riesce a far capire ai nostri signori delle stanze dei bottoni che la cultura può essere una risorsa, per esempio economica, e ai nostri ragazzi, perché io ormai ho pure anche un'età, quindi non sono più una giovane ragazza, che dalla cultura può derivare una grande felicità. Proprio, ma cultura intesa anche la capacità di emozionarsi per un tramonto sposta la mia priorità, non lo vado a fare lo scippo, perché se io mi emoziono per un tramonto, perché ho letto la poesia, perché ho quel tipo di come dire, non sei più capace, non sono più capace, sposti la priorità. Adesso io non ho gli strumenti per creare un piano per cambiare la situazione, sicuramente so che ci sono delle cose intangibili che nutrono più delle cose tangibili. La cultura, intendo la poesia, la bellezza può essere anche la parola di un pastore, però profonda, intensa, che ti emoziona, il gesto, questa è la cultura, il profondo rispetto per gli altri, l'amore per la natura, l'amore per il proprio ambiente, l'amore per se stessi e soprattutto fare ciò per cui si è nati. Questo è fondamentale, riconoscere innanzitutto ciò per cui si è nati, questa è la cultura. E poi tutto si impara, noi siamo dei contenitori, però l'importante è imparare le cose che ci servono per essere felici, per raggiungere ciò che veramente desideriamo. Io quindi non ho gli strumenti per consigliare, che ne so, però certo mi piacerebbe che l'Italia fosse un po' come la Francia, tra virgolette. Ogni settimana ci sono gallerie d'arte, tutti i ragazzi che fanno le file, i quindicenni, gli adolescenti, siamo andati a vedere così delle mostre con una mia amica a Parigi. Io vedevo file di quindicenni, adolescenti, che di ore e ore per andare a vedere Andy Warhol, per andare a vedere gli artisti, l'arte. Mi piacerebbe vedere questi scenari qui, è un piccolo esempio, però credo che l'arte possa aprire il cuore, perché apre il cuore alla bellezza e noi non siamo nelle condizioni di riconoscere la bellezza in questo momento, perché come i bambini che ci ha dato l'omogenizzato, che ha il gusto forte, col tempo apprezzeranno il gusto del pesce, che è un po' più leggero, ci vuole un po' di tempo. Noi stiamo mangiando cose con gusto forte, ci stiamo bevendo il vino nel cartone. Oggi se ci danno il vino buono, 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 facciamo difficoltà a riconoscere la qualità. Ci dobbiamo abituare, io credo che sia una cosa progressiva, però è meglio bere il vino buono che accontentarci, no? Di una cosa che anindossica. Soprattutto perché il nutrimento della cultura è un nutrimento veramente duraturo, veramente vero, no? Io credo. Che dici? Farei buona? Che ti devo dire, basta. Aspettiamo congiunture astrali differenti. Guarda, io credo che le persone che hanno un certo grado di coscienza stanno lavorando nella direzione giusta. A noi due nessuno ci smuove, capito? Abbiamo deciso di comunicare, comunicazione vuol dire anche tenere in conto un certo pubblico, rispettarlo, diciamo così. Però siamo anche capaci di disattendere senza pietà. Uno dice, io faccio quello che mi pare, tu o mi segui oppure scegli un altro artista, è semplice la soluzione. Allora, quando ti prendi certe responsabilità, ignorando quindi anche le regole del mercato, che veramente ci siamo rotti, capito? Di queste classifiche di audience, eccetera, no? Non è che vendere 10.000 copie sia
disdicevole rispetto a chi ne vende 50 o 100.000. Bisogna vedere che cosa fai, quante persone tu influenzi con quelle di 100.000 copie e quante ne lasci completamente come sono vendendone 100.000. Non è quello il rapporto che va considerato. Quindi anche voi editori ci dovete pensare. Posso dire che proprio a questo punto ho, ripeto, una certa età, sono in un momento della mia carriera folgorante, facendo quello che ho voluto, allora forse fare un certo genere forse è più anche redditizio, volendo parlare di economia, no? Sì. Ennio Flaiano scrisse il suo frasario essenziale per non per passare inosservato in società. L'uomo che vive di cultura passa o deve o può passare osservato o inosservato in società? Un mistico lasciò scritto: l'ideale sarebbe non farsi invidiare da nessuno. Ti è piaciuta questa? Grazie. Era una cosa più complessa, non la ricordo più, ma era un genio. No, basta, abbiamo finito quella. No, finito. No, è finito. Ma non la monto poi. No, lo so, ma non lo ricordo, se non l'avrei detto. Era, dico, un anonimo molto interessante, appunto, che aveva posto soprattutto questa regola fondamentale, cioè fare in modo che tu non sia invidiato da nessuno e allora passi inosservato tranquillamente. Nessuno si ricorda di te, ne sa che sei. Comporta tutto. Sì, sì. Mica male, no? Grazie. Ah, prego, arrivederci.